Giungono purtroppo notizie dolorose dalla Repubblica Centrafricana che porto nel cuore, specialmente dopo la mia visita del novembre del 2015. Scontri armati hanno provocato numerose vittime e sfollati e minacciano il processo di pace. Sono vicino alla popolazione e ai vescovi e tutti coloro che si prodigano per il bene della gente e per la pacifica convivenza. Prego per i defunti e i feriti. Rinnovo il mio appello. Tacciano le armi e prevalga la buona volontà di dialogare per dare al Paese pace e sviluppo.